Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Questo è il terzo incontro della serie Black Mirror, che è stato pensato da Lewis University Press per presentare le piccole introduzioni. Al primo incontro si è parlato di videogame, c'erano Roberto Semprebene e Andrea Guglielmino. Al secondo incontro si è parlato dell'industria delle immagini con l'autore Luca Balestrieri e Marino Sinibaldi. E questa sera si parlerà di mente morale, ora si parlerà di neuroetica, come influisce il modo in cui è fatto il nostro cervello sul modo in cui prendiamo le decisioni e sulle nostre scelte che hanno delle conseguenze sugli altri. Sono con noi gli autori del libro, che sono il professor Massimo Marrappo e Maria De Caro, e il professor Francesco Ferretti, sono tutti professori dell'Università Roma III, che insegnano filosofia. In particolare il professor Ferretti, filosofia del linguaggio, il professor Marrappo, filosofia della mente, il professor De Caro, filosofia sociale. E io lascio subito la parola a loro e vi auguro una buona prossima ora. Ora, cioè dobbiamo finire tra un'ora? Diciamo un'ora elastica. Ah, ok. Sa che devo aprire io, ecco, questa è... Ero qui non per caso. Allora, voglio iniziare, ricordate al professor De Caro che stiamo presentando il suo, anche il suo libro. Ah, il nostro. Voglio iniziare smentendo le parole di presentazione. Quindi sbagliato il fatto che questo sia un libro di introduzione, soprattutto che sia una piccola introduzione. So che gli editori ormai, se non scrivi introduzione sul libro, è difficile che ti fanno pubblicare qualsiasi cosa. E però questo di fatto l'ho letto, non interesse, e adesso vi dirò un po' anche alcune cose. Vi svelo subito che i due miei amici, perché conosco Mario e Massimo da sempre, praticamente, anzi. Lo ricordo dove li ho conosciuti, e so, loro me l'hanno detto che non vogliono parlare, ma sappiate che io li coinvolgerò subito nella, diciamo, nella disputa, perché il materiale qua dentro è un materiale altamente infiammabile, perché riguarda questioni che poi i più pensano lontane, appunto questioni filosofiche, si fanno questioni, vedremo, che riguardano i millisecondi in alcuni esperimenti, ma in realtà non è così, sono cose che poi ci coinvolgono tutti sempre nelle scelte, perché poi il problema fondamentale che si discute qua dentro è quello della scelta. Quindi questa è la cosa. E quindi li coinvolgerò, anche perché siccome, vi dicevo, li conosco da un bel po' di tempo, mentre leggevo riconoscevo le voci sotto le parole, e quindi so bene le parti che hanno, io potrei segnare riga per riga le parti che hanno scritto i miei due amici qui. E perché c'è una unità di fondo, ovviamente il libro è unitario, è ben scritto, molto, il libro è molto bello, ve lo consiglio vivamente. Io l'ho letto in quelle situazioni che, come si dice, forzate è una brutta parola, no, nel senso che lo dovevo presentare, quindi lo dovevo leggere, però è l'occasione che solitamente non accade, perché poi ognuno di noi è preso dai mille IPG e c'è una parte della biblioteca, credo, di ognuno di voi in cui ci sono le cose belle da leggere che però non, di fatto poi non leggiamo mai perché siamo presi da altre cose, e quindi ma l'ho letto con grande piacere, quindi ve lo consiglio vivamente, non è uno spot, ma è l'idea, anche perché vi dicevo le questioni sono importanti, e ne sollevo tre, diciamo, una di ordine generale che veramente propongo, credo che la formula sia quella più, se non della rissa, comunque della discussione abbastanza animata, no? Anche della rissa, anche della rissa, va benissimo, è conforme alla metodologia, si vuole già il pronto, no? Pacifico. La prima è quella, proprio la questione generale, che è i rapporti tra filosofia e scienza. Questa è la cosa che da sempre
è un po', e qui ci sono anime diverse anche tra di noi seduti qui da questa parte, ci sono anime non perfettamente coincidenti su questo tema. Io ricordo quando ero giovane frequentavo con Mario i corsi alla Sapienza di filosofia, alcuni dei nostri professori mi indignavano un bel po', dicevano, guardavano con sospetto le scienze empiriche, le guardavano con sospetto, e qualcuno si esprimeva anche dicendo appunto questa è la mera empiria, cioè l'idea che il filosofo cogliesse i nessi fondamentali e l'essenza delle cose e poi al più lo scienziato, quando tutto andava bene per lo scienziato, trovava esattamente quelle cose che il filosofo aveva teorizzato come le condizioni di base ai fenomeni che o entità con cui aveva a che fare. Quindi il tema di sfondo è questo, è ruolo. Ma poi, come si dice nel secondo capitolo, non è soltanto lo sfondo delle questioni tra filosofia e scienza, ma è una cosa che a me ha colpito messa così e alla quale avevo sempre pensato ingenuamente, ma che invece il secondo capitolo mi ha portato a pensare in modo più meno ingenuo, è capire se per caso la visione che le scienze empiriche ci consegnano di certe cose, in questo caso è libera arbitrio la questione di cui si discute, e se per caso l'opinione prevalente delle scienze empiriche è che il libero arbitrio sia una forma di illusione, che quindi di fatto in cielo non c'è la libertà che noi immaginiamo ci sia, se tutto questo ha un ruolo nel cambiare la nostra visione del mondo. E quindi l'idea è che si parte dalla scienza, prima in modo, come sempre è accaduto, in modo abbastanza tenace di chi è capace di un'altra posizione, si resiste, ma poi pian piano l'idea è che questa idea pian piano farà strada e di fatto il senso comune alla fine avrà un'idea diversa e si comporterà di conseguenza. Questo, insomma, adesso ve lo dico in forma generale, poi invece entro, perché ho segnato un paio di punti sui quali vorrei coinvolgere oltre voi, soprattutto Mario e Massimo, per vedere cosa ne penso, perché il mio sospetto è che la pensino un po' diversamente. Massimo ride su di parte, quindi va anche Mario, quindi forse qualcosa c'è di questo e vediamo un po' che cosa accade. Però prima di arrivare a questo io vorrei partire un po' dalla base, da dove nasce un po' lo scandalo del libro che è annunciato nelle prime pagine, ed è un famosissimo esperimento che riguarda quello che accade in quel secondo che c'è, che passa tra la decisione di compiere un movimento e l'eseguirlo. Questo è un po', poi vedremo che non è soltanto un secondo, ma nei primi esperimenti accade tutto in un secondo. Io ricordo che, però non ricordo il titolo del libro, in un libro di McEwan, non so se qualcuno mi aiuta in questo, McEwan fa questo esperimento che ognuno, visto diciamo, la portata di attrezzatura sperimentale che comporta, ognuno di noi può eseguire. Cioè, prendete l'indice, guardatelo attentamente e dentro di voi pensate adesso lo muovo, poi quando decidete lo muovete, ok? Questa è la cosa, fate, apro, se lo fate a un certo punto adesso lo muovo, l'ho mosso, ok? Perché l'ho mosso? Beh, l'intuizione qual è? Volevi muoverlo, hai detto lo muovo, alla fine ti sei convinto, l'hai fatto, questa è l'idea. Quindi noi siamo davvero portati intuitivamente a pensare che l'ordine causale della successione di questi eventi descritto sia una certa idea della mente di muovere il dito, il volerlo fare, il momento in cui decido di farlo e poi effettivamente lo faccio. Questa sembra una sequenza, io non so voi che pensate, ma mi sembra proprio quello che accade, no? Quando volete, non credo che sia il passatempo di tutti noi, no? Vedere se ha. Però vi invito, purtroppo non ricordo, nessuno lo sa, nemmeno Lettera Berlino. Comunque, vabbè, insomma, è uno dei romanzi di McEwan in cui questo.
però non dite a caso, io non me lo ricordo, può essere, è sicuramente, non se lo ricorda nessuno. Ma certo, non certo, sempre non me lo sono molto. È uno dei romanzi, presto lo scoprirò e ve lo comunicherò in una qualche formula, perché dedica 4-5 pagine a questa cosa. E da letterato qual è? Da letterato informato della scienza, insomma, un modo avvincente di presentare questa questione che appunto vi dico più o meno è nella mente, nell'idea di ognuno di noi. Beh, quando Libet fece questo esperimento si accorse di un fatto totalmente controintuitivo, che era questo: noi veniamo a sapere di voler muovere un dito, nel caso sperimentare il polso, ma comunque questo non cambia ovviamente la questione, e siamo quindi coscienti del momento in cui decidiamo di farlo, dopo che il sistema motorio, per così dire, già partito, ha già dato le informazioni. Che significa questo? È una catastrofe per certi versi, comunque qualcosa che ha rivoluzionato il nostro modo di pensare a questi argomenti, e ovviamente il professor De Carlo a lezione ve l'avrà raccontato in tutti i modi questa cosa, ma è la sua passione, Libet, è il suo passatempo privato, come sanno le figlie che stanno lì e che guardano con sospetto il genitore. E, perché qual è la conseguenza più immediata di questo fatto? È che il nostro cervello ci muove a comportarci prima che noi decidiamo farlo. Ma se il nostro, quindi che noi abbiamo coscienza del momento in cui decidiamo di farlo, è qualcosa che avviene dopo, molto dopo. In esperimenti ripetuti dopo quello di Libet, addirittura il lasso di tempo tra questi due aspetti della questione era così alto, si parla di secondi, fino a 10 secondi, che addirittura con delle tecniche di neuroimaging gli sperimentatori erano in grado di sapere prima che il soggetto decidesse quale sarebbe stata la decisione del soggetto. Quindi c'è il caso in cui addirittura non solo io lo so tardi quello che volevo fare, ma addirittura qualcuno che sta fuori di me può saperlo prima di me quello che io ho in mente di fare. Questo è quello che le scienze sperimentali ci consegnano come dato di partenza. La partita non finisce qui, perché se finisse qui, e qui io sento soprattutto, a un certo punto parlo, e dopo riutilizzo l'espressione, diciamo, l'ansia dell'anichilismo, che guarda con sospetto Mario, perché se accettassimo la cosa per così come è scritta, appunto il libero arbitrio probabilmente salterebbe come idea, perché se togliamo all'idea di un'azione, l'idea, il presupposto che noi siamo, la condizione per agire in un certo modo o in un altro, diciamo, salta ogni criterio che poi tocca appunto le questioni che qui in questo libro vengono analizzate con estrema cura, perché vi dicevo all'inizio, non è un'introduzione, perché non è semplicemente una carrellata delle posizioni in campo, è anche questo ovviamente, e se no gli editori si arrabbiano troppo, ma è una carrellata discussa di volta in volta, e quindi si presentano le posizioni e si discutono, si trovano i controargomenti, si ipotizzano i contraesempi, che è l'attività salutare che caratterizza i filosofi quando vengono messi di fronte appunto a problemi di questo tipo. Quindi la partita non finisce qui, ma inizia qui. Inizia qui. E sì, forse, non lo so, io non so se ho la libertà di farlo, chiedo ai conduttori. Ma di che puoi fare? Però lo voglio chiedere a. Ma non le direi mai di no. Ma dipende, aspetta. No, perché io penso, siccome ho adesso voglio affrontare dei punti più specifici, argomentare su due questioni più specifiche. Ma io però sono in disaccordo radicale. Siccome però sento, diciamo, il respiro di Mario, che conosco appunto come
una bomba che sta per esplodere. Io non vorrei evitare questa cosa, cioè li chiamerei intanto a un primo giudizio su questo fatto per capire se quell'intuizione che io ho, che qui è diciamo, abilmente mascherata, ma non nel senso negativo, nel senso che anche quei motivi probabilmente di non perfetta collimazione tra le due posizioni, diciamo, per la perfetta riuscita del libro, vengono messe insieme. Però io su questa cosa proprio di sfondo molto generale di partenza, considerando soltanto il punto di partenza, magari una domandina senza voluto me la farei ai due esimi. Ok, va bene, allora non lo so, chi vuole cominciare? Mario che sta con l'ansia. Con l'ansia. Ed è vero che le scienze, in particolare le neuroscienze, anche le scienze cognitive, presentano un problema molto grave per il libero arbitrio, però non credo che sia quello che tu hai citato. Quello che tu hai citato non è un problema per il libero arbitrio, adesso c'è abbastanza, le persone sono abbastanza d'accordo su questo, lo dico subito perché non lo è. Allora, ci sono varie ragioni per cui non è problematica o gli esperimenti di Libet per il libero arbitrio, è interessante per la coscienza, per l'opacità della coscienza. Voglio dire, da, sono state delle anticipazioni già, non so, Leibniz o Baumgarten e poi Freud, insomma il punto fondamentale delle scienze cognitive è che hanno scoperto che c'è una quantità di attività inconscia, mentale inconscia insospettabile. Molte delle cose che noi facciamo le facciamo senza esserne consapevoli, per ragioni che non conosciamo. Questo va detto e accade in questo caso. Il problema è se è rilevante per il libero arbitrio l'esperimento di cui parlava Francesco. Ripeto, io piego il dito, ma lo scienziato sa in anticipo quando lo piegherò. Allora, il primo punto da notare è che qual è la minaccia qua? La minaccia è il determinismo. Cioè la minaccia è di scoprire che i miei stati mentali sono determinati da stati non mentali. Qui non c'è bisogno delle neuroscienze però per pensare questo. In fondo basta guardare la fisica, perché la fisica di Newton, che in ottima approssimazione vale a livello di grandezza dei neuroni degli esseri umani, è deterministica la teoria della relatività generale. Quindi abbiamo dalla fisica l'idea, noi siamo determinati come tutto il resto dell'universo. Poi c'è la questione della meccanica quantistica, però si può anche non discutere adesso, perché appunto quello che conta è il mondo macroscopico. Quindi che fanno le neuroscienze con Libet? Ribadiscono un punto che è già ben noto, cioè probabilmente noi siamo determinati fisicamente. Ma questo significa che non siamo liberi? In verità, secondo me, gran parte della tradizione filosofica no. Perché la maggior parte della tradizione filosofica, voglio dire, menziono Locke, Leibniz, Hume, oggi Dennett, in verità il fatto di essere determinati non è un ostacolo al libero arbitrio, e anzi forse ne è condizione necessaria. Perché che cosa vuol dire libertà per questi autori? Cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio è fare ciò che si vuole fare. Io vado al ristorante, vediamo dopo andremo a prendere la pizza, Francesco si prenderà la solita pizza margherita, però ci penserà, vorrà la pizza margherita, tutti sappiamo che andrà la pizza margherita, però lui vuole la pizza margherita, sei inciso, guarda, era determinato che tu prendevi la pizza margherita, lui direbbe, beh, ma io volevo la pizza margherita, cos'altro volete? Cioè il punto è, una cosa è fare ciò che si vuole fare, un'altra cosa è fare qualcosa che non si vuole fare, qualcosa che viene imposto da qualcun altro. Detto altrimenti, una cosa è l'autodeterminazione, un'altra cosa è l'eterodeterminazione. Negli esperimenti di libertà quello che capita è che si vede il mio piegare il dito, la mia volontà di piegare il dito è determinata, però la mia volontà è figura nella catena causale di eventi che portano al piegamento del dito. È un anello necessario. Cioè Libet lo dice. Cosa dice Libet? C'è l'attivazione del potenziale di improduttezza, che è una serie di fenomeni neurologici, quindi inconsci nel senso cognitivo del termine. Poi c'è la mia volontà di piegare il dito. Con il primo, con l'attivazione del potenziale di contezza, lo scienziato già sa che piegherò. Quindi sono determinato, no? E lo scienziato lo sa prima di me. Però che succede dopo? Mi si attiva la volontà di piegare il dito e io piego il dito. Quindi effettivamente la mia volontà di piegare il dito si concretizza nell'azione. E quindi quell'azione, secondo la definizione migliore di libero arbitrio, è libera. È espressione del mio libero arbitrio. Il libero arbitrio che viene negato, su questo sono d'accordo con Francesco, è un libero arbitrio che dice noi siamo liberi solo se contraddiciamo le leggi di natura, se andiamo contro la causalità. Certo che questo non succede, ma non è necessario per il libero arbitrio, d'accordo? Ci sono altre ragioni per cui questo esperimento secondo me non è tanto rilevante, ma questa è quella fondamentale, che anche se provasse, ovviamente è un esempio molto minimo, non è che ci dice, non è che in sé questo prova che... Non parlare di altro, perché io ho in serbo una cosa che sta
per le cose che io anticipo tu stai per dire, quindi bloccati su questo. No, vabbè, però posso finire il concetto, no, certo, esatto. Il concetto che, cioè lui fa sempre così, interrompe, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però il punto fondamentale era questo: c'è una vera minaccia, che non è questa però del determinismo che viene fuori dagli esperimenti di Libet, è anche quello dei 10 secondi, perché la verità è questa: se è vero il determinismo, io non sono determinato da 10 secondi fa a fare ciò che faccio, sono determinato dal momento del Big Bang, che è parecchio prima. Ciò tuttavia, secondo molti autori, questo non necessariamente non cancella il libero arbitrio. Ciò che può cancellare il libero arbitrio, e lo diciamo, è un altro possibile fenomeno, l'epifenomenismo, ossia il fatto che la mia volontà e i miei stati mentali siano sempre causalmente inerti, che io con la mia volontà non causi nulla. Se è così, allora sì che il libero arbitrio mi pasticci. E abbiamo dalle neuroscienze, dalle scienze cognitive, dei casi in cui ciò succede. Sono degli esperimenti molto belli. Massimo Marraffa, anzi adesso gli darò la parola, è uno dei massimi esperti mondiali di questi esperimenti, perché Massimo è sostanzialmente un opacologo, cioè lui pensa che la coscienza sia opaca a se stessa e porta una quantità di esempi fulminanti su questo. Che vuol dire? Vuol dire questo: noi facciamo delle cose, le facciamo, non sappiamo perché le facciamo e a posteriori ci inventiamo con noi stessi, prima di tutto, e poi con gli altri, delle spiegazioni. E diciamo, quelle le ragioni per cui ho fatto quella cosa, ma quelle ragioni non c'entrano nulla. La mia volontà è una proiezione che viene da a posteriori, non è stata il fattore efficace. Se è vera, ci sta tutta una corrente che si chiama choice blindness, cioè cecità nella scelta, che sostiene che noi siamo sempre ignari delle ragioni per cui agiamo e ce ne inventiamo dei veri motivi, ci inventiamo le ragioni a posteriori. Se è così, le ragioni non sono causalmente efficaci, allora effettivamente il libero arbitrio non c'è. Vi dico solo un esempio, un paio, che ne parlo intanto con i miei studenti, posso parlare, faccio così. Che è successo? Uno, due, hai detto un paio, viene tre così. Intanto ne dico uno, poi ce l'ho uno. Allora, sapete che per esempio in America le vendite di macchine sono come le vendite di tappeti, oppure come l'esame col professor Ferretti, no, 28 no, professor Ferretti, 29, cioè, così c'è una trattativa di questo tipo, no? Allora, funziona così: hanno scoperto che le trattative durano molto di meno e l'acquirente è disposto a spendere molto di più senza accorgersene se viene fatto sedere su una poltrona molto comoda. Allora quello, senza accorgersene, dice, vabbè, questo prezzo va bene, se sta su una sedia scomoda, quel prezzo non gli va più bene. La vera ragione per cui lui accetta quel prezzo è la comodità della sedia su cui sta. Quindi avete visto, per esempio, solo il professor Ferretti mi dà delle sedie scomode, fateci caso, per questo poi dopo voi protestate. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi accettiamo quel prezzo per una ragione che non conosciamo, e quando ci chiedono, ma perché hai pagato così tanto? Beh, una bella macchina, c'è un bel sedili, d'accordo? Altro esempio molto... vabbè, senti, Massimo, dammi tu qualche senso. Sì, dunque io darei un po' di cornice metodologica a quello che dobbiamo cercare di fare, cioè effettivamente non siamo d'accordo su molte cose, insomma, però abbiamo cercato di fare questa operazione, cioè di creare un framework, una cornice entro cui pensare queste cose, che è un po' il quadro del rapporto di tensione tra quella che è la psicologia spontanea, la psicologia ingenua, la psicologia del senso comune, in cui dentro ci sono tutti questi concetti, no? Coscienza, scelta, libertà, responsabilità, e traducendola nel caso dell'etica, un'etica descrittiva, no? Quindi un'etica di come noi spontaneamente pensiamo l'etica, e poi metterla a confronto, diciamo, con il problema dei dati che vengono da questi esperimenti. E allora, rispetto a questo, il punto che veniva sollevato adesso, cioè il fatto che sembra spostarsi il dibattito sul libero arbitrio dal problema del determinismo e indeterminismo al problema della coscienza, è venuto fuori, per esempio, dal fatto, è interessante, che una serie di filosofi e psicologi si sono messi a studiare come le persone spontaneamente pensano queste cose, cioè pensano, per esempio, l'attribuzione di responsabilità, no? Sembrerebbe, da tutti questi esperimenti che vengono fuori, quello che diceva Mario prima, cioè che sostanzialmente il problema grosso che impedisce a qualcuno, che gli fa problema nell'attribuzione di responsabilità,
è il fatto dell'elemento della coscienza, la consapevolezza, no? Sembrerebbe essere, perché sennò anche in un universo deterministico, se tu gli dai uno scenario deterministico ai soggetti di questi esperimenti, che sono sempre studenti di università, insomma, quindi, e sostanzialmente anche in un universo deterministico è possibile che in larga misura viene attribuita la responsabilità. Quando c'è l'elemento appunto di inconsapevolezza, quindi viene tolto la componente cosciente, e diventa impossibile l'attribuzione di responsabilità. Da un certo punto di vista, quindi, da un lato c'è questa idea di spostare un po', di dire forse il dibattito va un po' riconcettualizzato nel senso appunto della coscienza, e poi ci siamo posti il problema, aggiungo soltanto questo punto, e se effettivamente i dati empirici e sperimentali non lasciano nessuno spazio a un'idea di coscienza. Cioè, si può pensare che abbiamo uno spettro di posizioni in cui dai dati sperimentali viene l'idea che alcuni concetti, appunto come coscienza o scelta, vanno eliminati, vanno espunti. Cioè, è qualcosa che non trova posto, diciamo, nella concettualizzazione delle scienze. E questa è una posizione che alcuni hanno. E quindi è tutto illusorio. Per esempio Damian Wegner, che noi discutiamo, è un autore che parla infatti di illusione del volere cosciente, del conscious will. Però poi è morto. Quindi non lo dice più. E, no, diciamo, lui esemplifica nel modo più chiaro questa posizione scettica junghiana, direi, no? Di questa tradizione. Poi però c'è tutta una serie di autori che dicono sì, ma anche se andiamo a vedere i dati sperimentali, prendiamo in considerazione quello che avviene, noi possiamo riconcettualizzare un'idea di coscienza, anche se non è la coscienza del senso comune, però possiamo in qualche modo cogliere alcuni aspetti, concettualizzarli, e quindi ancora trovare uno spazio per queste idee, quindi delle forme meno radicali, meno scettiche nei confronti di queste. Quindi nel libro abbiamo cercato un po' di rappresentare sia le posizioni più radicali e sia le posizioni più moderate. Sì, allora così si aggancia alle cose che diceva prima Mario, per scendere appena appena nei particolari, noi leggo pezzi del libro naturalmente, ma per chi ce l'ha, e per chi non ce l'ha è ovviamente bene che lo compri, a pagina 30 c'è una questione che mi piacerebbe affrontare, perché in effetti poi il tema vero è quello della coscienza, non quello del determinismo. Credo nella parte questa che ha scritto Mario, se non sbaglio, conoscendo le sue cose. Cioè, sta meglio di noi, io non mi ricordo. Lui non si ricorda, glielo ricordo io, ti ricordo che la parte che è scritto, insomma, la questione spieghi molto bene, molto chiaramente, perché poi la partita non si gioca sul piano del determinismo. Quando emerge la questione della coscienza, è per un po' come un problema, diciamo, intuitivo, che in un certo senso funziona sul piano intuitivo. Poi io mi chiedo se il fatto che funzioni sul piano intuitivo è condizione sufficiente per dire che di fatto funzioni l'argomento, no? Ma uno degli argomenti, appunto, credo che Mario abbia utilizzato nella parte che ha scritto, è dire, va bene, finché giochiamo col dito, allora, per così dire, le cose ci tornano. Ma quando? Cioè, allora è forse plausibile mettere in discussione l'idea che possa darsi il caso in cui io, prima di venire, di diventarne cosciente, in effetti ho già messo in moto l'attività per eseguire quel comando di movimento che poi mi appare esattamente come la cosa che volevo fare. No? Questo, una breve parentesi, su questa cosa qui c'è una lettura, letteratura imponente, non solo sperimentale, io penso per esempio a tutte le cose che Derrida ha scritto nel libro La coscienza, in cui dice io non sto, mi parla del tema delle intenzioni, ma che ovviamente è strettamente connesso alle questioni che discutiamo qua. Lui dice io sto in una, chi intende qualcosa non sta meglio, per esempio in quel caso parla dell'intenzione del parlante,
e dice io chi parla lo sta meglio di chi ascolta, non lo sa prima quello che veramente vuole dire, lo scopre come esattamente lo scopre chi ascolta. Io vi dico, questa posizione non l'ho girato in tutti i modi il libro, ma proprio l'ho capovolto per farlo una ragione. Io non riesco a farlo una ragione, perché penso, come alcuni degli studenti sanno seguendo i corsi, che veramente l'intenzione del parlante sia una specie di nocciolo duro dei processi di produzione e comprensione linguistica, ma questo insomma, sono cose che adesso non interessano di qui, ma per dire che quella è una posizione neo-wittgensteiniana in cui l'idea che noi si scopra dopo, e quindi viene ripresa da Strozzo, citato appunto nel libro, quindi questo diciamo è uno sfondo comune di questione, chi fa lo sta meglio di chi patisce l'azione, di chi la interpreta dall'esterno, che questa è la questione dell'interprete, poi dirò una cosa dopo, è la seconda questione. Ma quindi, riprendo il filo del discorso, finché le cose riguardano il movimento del dito, in effetti gli esperimenti di cui si parla che danno avvio alla discussione che stiamo facendo, in effetti sembrano compromettere le nostre intuizioni comuni. Ma a pagina 30 vi dicevo che un argomento che viene ripreso anche dopo si distingue tra queste di fatto non azioni, perché queste due non sono esemplificative dell'agire umano o il dito o il gomito, no? Ma quando si entra in quelle che nel libro vengono chiamate appunto scelte in senso proprio, quelle decisioni vere, cioè quando si decide veramente, là allora è difficile non pensare che quando noi pianifichiamo certe azioni per raggiungere certi scopi, là un livello di coscienza non sia parte del gioco che noi mettiamo in atto, questa è l'idea. E quindi un po' dire sì, se noi andiamo in una dimensione tipica degli esperimenti in cui riduciamo l'agire al movimento e così facendo appunto cambiamo proprio l'ordine concettuale delle questioni che studiamo, allora troviamo certi fatti, ma quando poi noi immersi nei fatti e negli eventi della vita concreta decidiamo cose importanti, se fare o non fare una certa cosa, più importante anche di scegliere la macchina, beh allora di questo livello. Ecco, questo io lo pongo proprio come a me non convince questo argomento, cioè non convince l'idea che spostando il piano su un livello in cui non è il semplice movimento ma è l'agire che implica una serie di passaggi, di pianificazioni, di scelte intermedie, che questo si tiri dietro un livello di coscienza, io non lo so, perché se non per appunto un'idea intuitiva, veniamo qualcuno qui gruppo una parte per loro del gruppo, veniamo dal CNR in cui c'è una bella relazione che riguardava la robotica di Sciame, cioè la robotica che simula i comportamenti con le api e delle formiche, e il tema di fondo era la scelta, e l'idea era che le scelte complesse a livello dei sistemi come simulate appunto da questi robottini molto simpatici, costosissimi da quello che ho capito, che arrivavano a fare delle scelte condivise e collettive, quindi comportamenti cooperativi, ma la coscienza non è stata chiamata in causa nemmeno lontanamente. E se pensate a una delle azioni più complicate e più straordinarie, perlomeno per me, delle pagine della letteratura, cioè l'uccisione dell'usuraia in Delitto e Castigo, quella è una sequenza di eventi di straordinaria complessità, di un fatto che non è che vado in montagna a cadere, perché alla montagna, in montagna accade questo, che tu sai dove devi arrivare, che ne so, puoi andare a Pizzo Cefalone, quello è per così dire è ciò che muove il tuo comportamento, l'idea di la meta che devi raggiungere. E poi continuamente tu schivi dei sassi, sai, scavalchi una falesia, giri un bosco, cioè fai tutta una serie di scelte che, cioè questi due piani sono un po' la questione che qui è in gioco, vale a dire quando io dico che sono libero, e dico che sono libero perché sono libero di scegliere, e la connotazione di questa scelta è appunto legata a quell'aspetto della coscienza, legato al tema dell'intenzione, delle motivazioni,
eccetera, eccetera, a quali di questi due piani mi sto riferendo? Cioè a quello appunto, per così dire, della meta da raggiungere che caratterizza la mia scelta come la meta finale, o tutti quei passi che l'ascomico papà e che lo portano alla fine in un modo di cui lui non si rende conto, e quella vi ricordate insomma, no? Nelle pagine, cioè l'intenzione di ucciderla è una cosa che lo tassava come diciamo, il pensiero ricorrente, e poi probabilmente proprio nel momento, negli atti che lui fa, le azioni che compie per ucciderla, probabilmente è morto nel compimento. Dai, ammazza pure quello, facciamo. Adesso, che è successo? Lei che ha sotto il microfono. Ecco, insomma, lei sarà sempre così. No, però non così brava, perché è morto dopo. Parlo così, quindi senza. Eccolo. Ho perso il filo e ho perso. Ah, dicevo, poi nel momento in cui urlo solo un po' di più io. Prova tutte e due, uno funziona. Parlo con il pistola. Va bene, tanto penso mi sentiamo. Ma ora? Prova. No, adesso è proprio morto. Vabbè, dai a voce. Vada a voce, sì. Come dice Mario. Vada a voce. Allora metti la testa là sopra. Non lo so. Le faccio, esatto, la sono io, ho ragione. Ma il problema sono io. Non lo so, perché quando batte sì, dà dei segni di vita, però vabbè, insomma. Lo spengo se faccio qualcosa. Allora questi poi vediamo un massimo. Allora, vi dicevo, poi. Torniamo al momento, alla serie di momenti che precedono l'assassino e poi l'assassino effettivo. A me sembra che in tutta quella sequenza di scelte rapide, di prendere quell'arnese, nascondersi, tutte quelle cose che vengono fatte, di fatto manchi esattamente la coscienza, perché poi se non c'è la coscienza di compiere il delitto, in quel caso là mi sembra che noi non possiamo che quell'evento l'ha caratterizzato da una scelta. Tanto che noi diciamo che effettivamente ci fa specie, no, la lettura, perché per tutte, quando stava solo nella stanzetta, cercava tutti i modi per far fuori l'usuraia, in tutti i modi era il pensiero dominante, non si staccava da questo, poi in effetti arriva a farlo e lo fa con una serie di coincidenze, diversi causali, che alla fine lo rendono quasi inconsapevole di quello che lui fa. Quindi questo semplicemente per dire che complicare il piano intuitivamente ci sembra che funzioni, cioè ci sembra che quando noi spostiamo l'attenzione dal muovere il dito, che sembra appunto un passatempo così, insomma, per qualche disperato, no? A quel piano è una sequenza di azioni che ci porta a compiere atti complessi, là sembra che della coscienza non possiamo fare a meno. E sembra che la coscienza non possiamo fare a meno, perché non possiamo fare a meno delle scelte. Ecco, io questo lo discuterei, insomma, perché mi sembra che almeno in alcuni casi noi le facciamo sicuramente a meno, senza arrivare poi ai casi delle patologie o quei casi in cui noi ci accorgiamo che poi la molla vera di quello che noi abbiamo fatto sono le motivazioni inconsce, tipo che ci mettono sotto la sedia, non so, gli aghi, che quindi soffriamo, questo ci innervosisce e siamo più bellicosi, no? Invece che stare comodamente seduti. Ecco, questa è una prima cosa che mi piacerebbe discutere, perché invece nel libro viene presentata, no? Viene dice, no, ma guardate che poi quella storia là non funziona perché è legata. Questa è l'unica copia che c'è del libro, ragazzi, tra l'altro. Poi alla fine c'è un'asta, Non me li sento scelta. Anche perché l'ultima rimasta è ormai esaurito. No, secondo me non sono d'accordo che nel libro facciamo questo discorso. Nel libro si dice, gli esperimenti di Libet riguardano questo caso particolare.
non riguardano scelte complesse, quindi semplicemente sono ininfluenti. Questo non vuol dire che le scelte complesse non siano dello stesso tipo di quelle del dito, semplicemente non si dice. Ripeto quello che ho detto prima, certo che le scelte complesse sono dello stesso tipo. Se è vero il determinismo, quando noi decidiamo siamo determinati, lo ripeto. Quindi non c'è nulla di diverso tra il piegare il dito e, come dici tu, pianificare un assassino. Il caso di Raskolnikov naturalmente è un caso in cui Dostoevskij ci gioca, non gli attribuiremmo piena bontà in quel momento, anche se certo è stato lui l'ha pianificato a lungo termine. Non è un buon esempio per noi, per chi crede che si possa continuare a parlare di volontà cosciente come fattore causale. Che la volontà esista non c'è dubbio, il problema se ha un peso causale o no, questo è il problema. Dire che ce l'ha non significa assolutamente negare il determinismo, non significa, è perfettamente compatibile con l'esperimento di Libet. Noi diciamo quella cosa lì in un altro senso. Allora, se dobbiamo parlare dei fatti importanti per il libero arbitrio, Libet non ci dice niente, perché non sono di questo tipo. Sapete come funziona l'esperimento di Libet? No, ti dicono, quando senti l'impulso a piegare il dito, piegalo. Sentire l'impulso a fare qualcosa non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di un'azione che secondo noi, soggettivamente, è volontaria. Non lo è, perché noi quando facciamo un'azione volontaria, nella gran parte delle volte non sentiamo l'impulso a farla. E quando sentiamo l'impulso a fare qualcosa, tipo a sbadigliare o a starnutire, non c'è un'azione volontaria. Quindi quell'esperimento non dice niente, per questo portiamo questa cosa. La critica che si può fare allora all'idea che le decisioni siano causalmente efficaci non è di dire che è lo stesso piano del dito, perché certo che lo è, lo concediamo benissimo. Il problema è un altro. Ripeto, c'è una sfida che viene dai tipi di esempi che portava Massimo, di persone che dicono, guarda, che la volontà naturalmente c'è, ma non ha potere causale, una ricostruzione a posteriori degli stessi autori, di chi ha fatto le azioni. Per esempio, quello che ti dice, ti dicono, c'è questo esperimento con le carte, ti fanno vedere le carte, tu devi spiegare perché ti piace. Ma cioè, ti fanno scegliere tra due carte, poi te la danno e tu spieghi perché ti piace. A un certo punto fanno un trucco e ti danno la carta che non hai scelto. E le persone spiegano perché l'hanno scelta. Cioè, spiegano a posteriori una scelta che non hanno fatto. L'idea degli autori è che questo accada anche con le scelte volontarie. Cioè che noi a posteriori spieghiamo, diamo ragioni delle scelte che abbiamo fatto, ma non sono le vere ragioni. Questa è la sfida, non il determinismo di nuovo. Però in questo caso a maggior ragione si può dire che l'evidenza sperimentale non va molto lontano, perché non ci dice che la nostra volontà sia irrilevante. La volontà non è altro che uno stato cerebrale, è ovvio. Il problema è se ha potere causale o no. Non c'è nulla di scandaloso per la visione scientifica del mondo nel dire che alcuni stati cerebrali, quelli volontari, talora hanno potere causale. Non ci vedo nulla di particolarmente terrificante. Bisogna andare a vedere l'esperienza empirica. L'esperienza empirica in questo senso è molto lacunosa. Sono molti esempi che ci dicono che certamente in molti casi noi ci inventiamo a posteriori delle razionalizzazioni per ciò che facciamo, ma sulla gran parte dei casi in cui noi ragioniamo e meditiamo e ponderiamo non c'è evidenza empirica. La facoltà a cui voi vi siete iscritti, io dubito che la vostra volontà cosciente, come stato cerebrale che è cosciente, non abbia avuto qualche fattore rilevanza causale. Io non penso che sia stata, che voi vi siate iscritti solo per ragioni che vi sono del tutto oscure, e penso anche che l'onere della prova sia chi pensa diversamente. Quindi non sto negando che sia esattamente lo stesso scenario del dito come ci hai attribuito, noi siamo perfettamente d'accordo che è lo stesso scenario. Il problema è cosa è in gioco: il potere causale della coscienza, che è uno stato cerebrale che esiste, nessuno lo può negare. E sta l'onere della prova sta a chi dice che questo particolare stato cerebrale qui non ha mai potere causale, che è una tesi fortissima e secondo me anche abbastanza infondata. Bene, credo che ti cominci a arrabbiare, questo mi piace. E quindi io rilancio su questa cosa, nel senso che è ovvio che la volontà ha potere causale. No, il problema è capire se quel potere causale rompe una catena causale. Non rompe niente. Ok, se non la rompe. Ma scusa. È ovvio che io voglio. Ripeto dall'inizio. No, fa caldo. E basta, quello è dire. La gente che dice non c'è. No, il dibattito è diverso, per loro non è così. Per quelli del blind choiceness, che sono quelli che mettono in questione il libero arbitrio, non è così. Io non prendo mai il gelato perché lo voglio, lo prendo perché per ragioni che non conosco. Quella è la sfida, quella che dici tu è la prova, se tu sei perfettamente d'accordo con noi. Cioè si può continuare a dare attribuzioni di responsabilità perché in determinati casi la coscienza ha potere causale. Punto. Tu stai dicendo questo, io sono perfettamente d'accordo. Però c'è tutta la tradizione scientifica che non è d'accordo con noi.
quelli che dicono tutte le immagini che ti prendi il gelato perché dici l'altro ieri mi è piaciuto, la ragione per cui lo prendi tu non la conosci e non la conoscerà mai. Questa è la sfida. Sì, ci voglio giocare un modo per chiamare la sera. Sì, io per avviarmi mi sa la conclusione, no, no, non devo farlo. E poi Massimo per avviarmi, no, ma poi Massimo mi piace il gelato, quindi parlo. No, Massimo, allora, la seconda questione che così volevo sollevare riguarda invece un modo per mettere più in ballo le competenze di Massimo, ma sono sicuro che anche Mario non si risparmierà su questa questione. È di nuovo c'è un passo, qui mi sono segnato a pagina 89 in realtà, in cui si fa una interessante parallelismo con quello che solitamente si fa con l'attribuzione di stati intenzionali, quindi con il mind reading. Vale a dire, dice Fodor, cito più o meno testualmente, dalla mente modulare, dice non sappiamo come fare altrimenti, cioè dice la psicologia nel senso che non è piena di stati intenzionali, e noi non sappiamo come interpretare altrimenti il comportamento se non attribuendo stati intenzionali agli altri, non sappiamo come fare. Quindi qui a un certo punto viene sostenuto che c'è una visione per cui si fa riferimento all'idea che il libero arbitrio, ed è legata alla questione diciamo degli aspetti illusori della questione, sia una specie di byproduct dell'attività appunto attributiva. Ecco, allora io la questione che vorrei sollevare, mi convince questa idea, convince perché studiando questioni non così, così strettamente legate al tema della morale, di mente morale, ma studiando questioni affini come per esempio il rapporto tra mente e religione, cioè, quindi la credenza religiosa, l'idea che la credenza religiosa sia una specie di byproduct oppure di un effetto collaterale di attività, di attribuzione stati intenzionali, iperattività, come lo dice addirittura, questa cosa convince, e a me convince questa idea qui, quindi convince l'idea che noi potremmo continuare bellamente a comportarci come sistemi che, considerando gli altri, noi stessi, come sistemi mossi da volontà, da coscienza e volontà, dall'idea che lo so che non è la vostra, quindi Mario non si scaldi per questo, ma addirittura che la volontà, che la volontà non sia appunto qualcosa che rompe la catena fenomenica e la inizi di nuovo senza essere condizionata, insomma tutte queste cose qui, prodotto di un'illusione, cioè del fatto che la nostra mente è fatta così, fa interpretare certi comportamenti in un certo modo e addirittura trarre le conseguenze che siccome noi siamo così e siccome noi consideriamo gli altri a partire da questo modo di interpretare gli altri, noi potremmo trarre anche dei giudizi di responsabilità. Questo, diciamo, come impianto mi convince, però vorrei solo sollevare questa questione, c'è la differenza che c'è tra l'attribuzione di stati intenzionali dal punto di vista strumentalista, cioè andare a dire posizione alla Dennett, per cui io attribuisco stati mentali, poi tu puoi avere niente nella tua mente, ma mi è utile a me come interprete questa strategia intenzionale perché mi fa spiegare il tuo comportamento e reagire. Insomma, questa idea strumentalista. Ecco, mi chiedo se un atteggiamento di questo tipo noi lo possiamo mantenere anche nel caso in cui sono in gioco le questioni di cui parlate voi, o se per queste questioni una strategia spostata sull'interprete non tolga esattamente la ciccia della questione, perché allora noi potremmo dire che interpretando qualcuno come libero o non libero, oppure dando un giudizio di un certo tipo sull'attività che ha fatto, noi potremmo, diciamo, spostare l'attenzione sul fatto che se è l'interprete, addirittura se è l'interprete culturalmente determinato, noi potremmo avere giudizi diversi e poi di fatto togliere il sale della questione per dire l'ha fatto lui questa cosa qua perché intendeva farlo, perché la volontà di farlo era questo, cioè, no? Mi chiedo se questa strategia fondata sull'interprete, quindi una forma di strumentalismo, può reggere anche, mentre può reggere nel caso dell'attribuzione di stati intenzionali, se può reggere anche in questo tipo. Sì, questo è utile per, appunto,
riprendere anche il discorso su questa cornice, siccome di solito purtroppo molto spesso quello che si trova quando si discute di neuroetica o di temi di questo tipo è magari l'aggancio soltanto agli ultimi due o tre esperimenti che sono in circolazione, no? Allora, e questo dà di solito poi adito così a delle controversie in cui magari c'è il bullo scientista e invece il difensore della posizione filosofica. E quello che c'è in questo libro è il tentativo di far vedere quelle che sono tendenze di lunga durata, no? Quindi dare una dimensione un po' storica. Su questo punto specifico, che è molto importante, che hai risolvato adesso, e direi che appunto su tutta questa letteratura, che poi è una letteratura, una letteratura prevalentemente di psicologia sociale, più che di neuroscienza, sono 50 anni di lavori su filoni all'interno della psicologia sociale che si chiamano dell'attribuzione causale, della dissonanza cognitiva, cioè tutta una letteratura veramente di centinaia e centinaia di esperimenti. Questo tipo di letteratura in psicologia sociale ha praticamente due anni, insomma, secondo me. Uno è la radice nel comportamentismo filosofico. Abbiamo detto, abbiamo citato Wittgenstein, abbiamo citato Dennett, che è stato allievo di Ryle. E Wittgenstein nelle ricerche filosofiche dice chi ha opzione volontaria se non mi sorprendo di averla compiuta, no? Questo lo dice nelle ricerche filosofiche, cioè non mi sorprendo nel senso che sono in grado di riassorbire quell'azione in qualche modo riappropriandola in una narrazione che in qualche modo, per cui non mi sorprendo di aver compiuto quell'azione. Ryle e poi Dennett. Questo filone effettivamente se mette sullo stesso piano la prima e la terza persona e quindi su questo tipo di tradizione c'è un filone antimentalistico che poi appunto Dennett spesso è considerato. Sì, però la domanda di Francesco era sì, una giusta domanda, se questo non compromette poi. Ecco, noi abbiamo discusso delle posizioni che invece cercano di, per esempio quella molto discussa, insomma, di Peter Carrathers, che ha scritto questo libro, appunto, L'opacità della mente, quindi mi ha fregato il titolo prima che lo scrivessi io questo libro, non so. Però appunto il punto di Carrathers è che lui non è un antimentalista, non è come Ryle, non è come Wittgenstein. Cioè lui, per esempio, ritiene che ci siano i stati mentali intenzionali, soltanto che è roba che è inconscia, fa parte di un inconscio computazionale, vive in un ambito che è la mente e cervello, sono dei sistemi che però il profilo funzionale viene colto, diciamo, dalla psicologia del senso comune di questi stati mentali. E non scompare neanche del tutto la coscienza, diciamo, anche Carrathers, soltanto che anche Carrathers l'idea è che la coscienza è soltanto sensoriale. Quindi ha a che fare, ad esempio, il discorso sulla volontà. In un certo senso Wegener dice, beh sì, la volontà esiste, ma come emozione, è un feeling, insomma, no? Cioè il feeling della volontà cosciente. Quindi c'è anche una tendenza, come dire, a recuperare in termini sensoriali la dimensione della coscienza, separandola però dalla dimensione dell'intenzionalità, che invece è qualcosa che vive appunto nell'universo dell'inconscio, insomma, no? Dell'inconscio cognitivo, naturalmente. Quindi secondo me ci sono, ecco, per concludere questa idea, cioè c'è il filone antimentalista che però è difficile di fare, no, fino al fondo, perché poi tutti questi autori che sono poi in ultima analisi abbastanza comportamentisti dicono, beh, io quando praticamente devo dire perché ho fatto qualche cosa, che cosa faccio? Osservo il comportamento che ho fatto, la situazione in cui mi trovo e poi teorizzo, faccio una teoria. E quindi la teoria mi permette poi di raccontare questa storia che è a natura confabulatoria. Però poi nessuno nega, neanche Ryle, che poi ci sia del materiale a cui ho accesso introspettivo, no? Per esempio, mi ricordo una volta un'intervista a Ryle, gli hanno detto, sì, va bene, i sogni, allora, sì, però i sogni sono delle gran balle noiose, per dire che non hanno poi rilevanza causale poi in tutto, certo, questo, certo. Però lui non nega che esista una dimensione sensoriale a cui io ho accesso introspettivo,
Quindi il problema, diciamo, di questa tradizione antimentalistica e comportamentista è poi di dar conto però di che cos'è quel materiale a cui io poi ho accesso in prospettiva, che entra magari, non so, per Dennett è soltanto roba grezza che viene, poi entra nella macchina joyciana, no? Cioè nell'autonarrazione, però ci sono secondo me queste due differenze, no? Per rispondere. Sì, convincente. Che in quell'appiglio, per così dire, di realismo, no? Rispetto allo strutturalismo, si possa ricostruire. Allora io chiuderei con l'ultima considerazione che riguarda, vi dicevo all'inizio, che cosa accadrà della visione del mondo posto che le scienze empiriche continuino in questa loro posizione di nichilismo rispetto alla questione del libero arbitrio. E io sono abbastanza, essendo, diciamo, più sul versante di quelli che credono che poi le nostre libertà siano davvero molto molto limitate, ma questa è una cosa molto limitata, ma insomma, e questo però non ci permette di vivere tranquillamente e anche di sorridere alla vita, non è per niente, diciamo, prerogativa di chi si sente libero. Però sono abbastanza scettico che forse proprio perché la nostra mente, per quelle cose che adesso analizzavamo con Massimo, ha quelle caratteristiche, che sono abbastanza scettico che questa, diciamo, ipotesi passi appunto da stravolgere la nostra visione del mondo, soprattutto dei rapporti sociali, soprattutto del modo di considerare l'agire tra persone che ci caratterizza. Una cosa che richiamo soltanto così appunto per concludere, che riguarda anche le cose che fa Simone riguardando toccando le questioni di carattere più evolutivo, pensa a quello che accade nel mondo rispetto alla questione, che è un altro modo di considerare i rapporti tra, in quel caso, tra fede e scienza, tra la religione e poniamo la teoria dell'evoluzione. C'è poco da stare, diciamo, tranquilli o allegri. La nostra mente sembra fatta apposta per essere invasa, e addirittura, ma lo dico senza un tono irriverente, per essere infettata dalla religione. È abbastanza irriverente. Ma non uso il termine tecnico del termine, ma se volete anche. È quello che penso. Mi aspettavo che prima dicessi che la religione è una malattia mentale. Nel senso che non uso il termine, no, in questo senso non è differente, che la uso nel senso in cui, per esempio, Dennett considera nell'epidemiologia delle credenze ogni forma di cultura un modo per infettare le menti, quindi non qualcosa che riguardi la religione in quanto tale, ma ogni forma di tradizione, diciamo, culturale, inclusa ovviamente. La nostra mente, quindi ripeto questo termine, sembra fatta apposta per accogliere perlomeno la credenza religiosa, e sembra invece molto 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 refrattaria per scegliere quella che è l'unica teoria scientifica in campo che ci dia un po' l'idea di come sono andate le cose, che riguardano per esempio il perché noi siamo qui su questo pianeta, siamo fatti in una certa maniera. E quindi questo probabilmente vale anche per il caso delle questioni analizzate in questo libro. Dicevo, questo non è per niente, così come anche prima, perché non è per niente un giudizio negativo in generale, perché possiamo continuare a comportarci e a pensare che ci sia la libertà e anche il libero arbitrio, e anche quindi che quando noi scegliamo di fare, se non proprio convinti quando voi avete scelto la laurea che avete scelto, se non mossi da motivi inconsci, segreti, nascosti, che non scoprirete mai, e alcuni di questi li sapete, no? Perché vi erano simpatici i professori o qualcuno antipatico, insomma, per esempio, motivi di questo tipo. E penso che appunto l'idea che noi siamo considerati come animali che si comportano liberamente ci può aiutare a campare meglio in generale, e forse anche se è un'illusione, una di quelle illusioni che vale la pena che mantenere,
per, appunto, per andare avanti nell'esistenza. Io arrivo qua, dopo la esatto. Non lo so se i nostri due sono. Per una mano. La domanda è una piccola curiosità. Non ha bisogno di microfono. No, ce l'ha incorporato. Volevo sapere, rilacciandomi a quest'ultimo tema dell'evoluzione, se questo grande dibattito, avvincente dibattito, può essere influenzato o è stato influenzato se ci si mette in una prospettiva dell'uomo come individuo o l'uomo come specie, se queste scuole di pensiero si possono dividere, se esaminano la mente dell'uomo come individuo, dell'uomo oppure invece come specie umana. Questa è la domanda. E invece la curiosità è questa: tutti gli autori che voi avete citato, ma sono tutti maschi, ma come mai? Come mai manca in questo dibattito così importante per la scienza e anche per il diritto la componente femminile? È perché le nostre studentesse ancora non scrivono. Guardi che quella situazione sta cambiando, la battuta che ha fatto Mario non è per niente una battuta, l'aria che tira è un'aria che sta cambiando molto, e anche numericamente se si guarda intorno si accorge che probabilmente è una cosa del passato. Simone voleva dire una cosa? Sì, due cose. Aspetta, però erano due le osservazioni, anche sulla teoria dell'evoluzione, sì. Specie, individuo, forse sì. Ma so. Solo una battuta. Tanto funziona Massimo. Come entra il discorso sulla teoria dell'evoluzione nel nostro libro, per darvi un'idea, in particolare non abbiamo affrontato la questione della differenza tra l'individuo e la specie, però nell'ultimo capitolo è centrato fondamentalmente su come la biologia evoluzionistica ha spinto nel far emergere una nuova idea, insomma, della natura umana, in cui non è come vita propria. So, forse vogliono essere assoggettati. Sì. No, dicevo che appunto un'idea di natura umana che non è incentrata esclusivamente sull'idea appunto che le motivazioni dell'essere umano in qualche modo sono riconducibili soltanto a una dimensione competitiva, autoaffermativa, ma esiste tutta una letteratura che della biologia evoluzionistica oggi arriva fino all'economia comportamentale, all'etologia cognitiva, che fa emergere questa dimensione di tendenza alla cooperazione, anche in alcuni casi all'altruismo. Quindi l'ultimo capitolo lavora molto su questa questione, cioè l'emergere di questa nuova visione, proprio perché poi un'etica normativa deve in qualche modo fare riferimento a una qualche visione della natura umana. Cioè se poi se l'inventa chi costruisce questa etica normativa, naturalmente può essere discutibile. L'idea è che c'è questa tendenza quindi a pensare che ci sia una dialettica tra questa dimensione cooperativa e questa dimensione competitiva, e che in qualche modo questo ha un impatto anche su i modi in cui si vengono a costituire le società. Cioè esistono delle forme di cooperazione aperta che possono essere favorite anche da componenti di mentalità, nel senso in cui il termine viene usato da Max Weber, in cui entra anche il tipo di religione. Quindi diciamo il discorso è al di là del discorso sulla religione nel suo complesso, però c'è religione e religione anche, cioè ci sono delle religioni che favoriscono delle forme di cooperazione che non hanno delle caratteristiche familistico-tribali, insomma, come si dice. Altre favoriscono appunto più queste forme aperte di cooperazione, e quindi forse può essere introdotto anche un criterio di distinzione. Non so se... Sì, due questioni che forse sono abbastanza distanti, però provo a formularle tutte e due. La prima raccoglie l'ultima suggestione di Francesco riguardo quello che significa questo tipo di prospettiva per noi in prima persona.
appunto questa, diciamo, un'etica descrittiva sostanzialmente della terza persona, cioè quello che noi siamo dal punto di vista del mercato come agenti, eccetera. Però la dimensione dell'esperienza morale è una dimensione del procedimento in prima persona da un altro punto di vista. E quindi mi chiedo se effettivamente, diciamo, questa strada in qualche modo più pietista, no? Di pensare che c'è una vita che scorre e che, dire, è indipendente da questa, da questo tipo di riflessioni, sia l'unica strada possibile, tra l'altro una strada anche jungiana, cioè io mi spacco la testa tutto il giorno su questioni filosofiche, poi mi siedo al tavolo, gioco a carte, bevo un bicchiere di vino e riacquisto, come dire, il senso della socialità. E della vita appunto ordinaria, oppure se invece ci sia una possibilità che un certo tipo di questioni come queste travasi un'esperienza di una persona e la influenza, una condizione in qualche modo che non sia necessariamente, come dire, distruttivo, ma che rappresentino una fonte di trasformazione, di progresso morale. Questa è la prima suggestione. La seconda invece è più di ordine metodologico, perché è chiaro che questo testo è un eccellente esempio di prospettiva naturalistica e naturalizzata sull'etica. Studio dell'etica come fenomeno umano all'interno di una cornice puramente empiristica, facendo uso delle scienze, dell'evoluzionismo, dell'arminismo, eccetera. Quando si fa questo, in genere, in altri campi o su altri temi, si fa un grande uso, ad esempio, della psicologia comparata. Gli animali sono dei modelli per mostrare, ad esempio, un certo tipo di studio dell'etica, sono modelli per mostrare quello che si chiama De Ball, il mattone della costruzione, la moralità e via dicendo. Quindi gli animali mi sembra che ci siano poco. Beh, c'è la parte sulla cooperazione. Sì, sulla cooperazione, però invece sulla questione invece del libero arbitrio, della volontà, mi sembra che gli animali siano pressoché assenti. Allora io mi chiedo se, come dire, c'è su questo un'eccezionalità umana, no. Oppure c'è, ad esempio, non so, un pregiudizio che assegna al linguaggio, e questo forse mi aiuta per certo, al linguaggio un ruolo centrale, questo perché non usiamo gli animali come modelli per le nostre concettualizzazioni delle questioni legate al libero arbitrio e volontà, perché non ci possono dire quello che pensano. No, perché è una piccola introduzione. Allora la grande introduzione. È del tutto evidente che delle attribuzioni di responsabilità e anche di intenzionalità e di volontarietà ai primati superiori, almeno a quelli, si devono dare, non c'è nessun dubbio. Proprio perché il tipo di, ormai nel dibattito la questione è: ma sti benedetti stati volontari ce l'hanno potere causale o no? Volontari, che significa? Che grosso modo tu capisci quello che c'è in gioco e scegli perché preferisci una cosa rispetto all'altra, non per un mero istinto, per dirlo in modo tradizionale, ma perché fai una valutazione. Questo sicuramente i primati superiori lo fanno, quindi questo tipo di situazione, ci sono dei filmati impressionanti su questo, che io faccio vedere la lezione, io ho fatto vedere questo, in cui per esempio c'è questa scimmia a cui vengono dati dei cetrioli, una scimmia cappuccina, l'esperimento di De Ball nel TED Talk, no? Vengono dati dei cetrioli e lei è contenta, però quando vede che a quella vicino gli dà una nuvetta, che è molto contenta, fa un casino della miseria, si incaglia come una bestia proprio. Chiaramente quello ha le capacità di valutare e lei preferisce l'uvetta e la vuole, cioè lei quella non si può non attribuire forme di comprensione della situazione tali che si possono dare anche delle attribuzioni di volontarietà a certi animali. Forse sì, no, ma scusa, questo va bene, però no, ci sono casi più interessanti per venire alle cose che dici tu. Due scimmie, quella scimmia che guarda quello che accade, e quello che accade è che lo sperimentatore fa fare un compito alla scimmia e poi gli dà una banana, brava, gli dà banana, poi gli fa fare il compito, l'altra brava, poi prende la scimmietta che sta nella gabbia, che ha osservato e cambia il ruolo della questione, e la scimmietta deve fare il compito, e fa il compito, brava, gli dà le pacche sulle spalle, brava, le pacche sulle spalle. Ora, ovviamente non solo la scimmietta che fa il compito e aspetta la banana che non arriva si arrabbia, come dice il signor professore, come una bestia, ma si arrabbia come una bestia l'altra scimmietta. Sì, anche, c'è solo come equità. Perché l'altra si accorge che così le cose non vanno bene e questo non è semplicemente l'uvetta più buona, la voglio io, perché... No, accade anche di diverso, perché l'altra dell'uvetta, cioè gli esperimenti dimostrano che anche quella che prende l'uvetta si scopre, sempre che non abbia litigato, se hanno litigato quella che prende l'uvetta se la viene stretta. Sì, si sindacalizza. Beh sì, come professore universitari, grosso modo, sì, si dinamica. Più sofisticato.
aggiungerei soltanto una cosa, cioè se io dovessi identificare un'eccezionalità, identificherei sul tema che ho affrontato appunto nell'ultimo capitolo in relazione a quello che si stava dicendo prima, relativo all'identità, alla costruzione di identità. Cioè io penso che sarei disposto a sostenere che è specificamente umano la costruzione di un'identità narrativa. Di un'identità narrativa. Narrativa, cioè avanzata, perché nel senso che non di tipo fisico emozionale, diciamo, perché questo può essere condiviso anche con i primati, un'autocoscienza di tipo corporeo, fisico, anche emozionale, ma quando si passa al discorso dell'autocoscienza psicologica, su cui si incardina poi una costruzione di identità narrativa che diventa una sorta di baricentro poi nell'ambito della costruzione di sé, dell'autocostruzione del soggetto, ecco, io penso che quello sia un'esigenza specificamente umana, ecco, su cui effettivamente... Scusa, ma la fai dipendere dalle capacità narrative del linguaggio, quindi è uno dei modi per cui la nostra specificità poi dipende dal linguaggio. Sì, sì, su questo entra in gioco, non è l'unico fattore, naturalmente, ma si innesta, sicuramente. Cioè è più che altro un'esigenza di strumenti concettuali estratti che permette poi la costruzione di questa identità narrativa, quindi anche lessicali, sì. Un po' la tradizione della scuola storico-culturale, cioè. Anche se adesso non so, il nome di Vygotsky spero che non ti... No, non mi fa quel certo effetto brutto che tu hai... No, perché l'ultima volta che ho citato Vygotsky hai avuto un modo Però non solo con Vygotsky, anche con altri, mi fa quell'effetto. Non so se è stata già detta la risposta, se è stata detta non l'ho capita. Nel senso, quando si dice non si sa perché uno si comporta, cioè perché quella è la causa del comportamento, cioè sta sulla sedia, la sedia è scomoda o è comoda, quello è un comportamento, lui crede sia legato a un fattore esterno, invece è la vera motiva la sedia, come anche l'esempio di Dostoevskij, no, di Dostoevskij uccide la scritturaria. Però esistono sempre dei motivi per i quali noi agiamo, di cui non siamo consapevoli, no? Cioè le famose proiezioni. Probabilmente la scuola, cioè il protagonista di Petasino, quando uccide l'usuraia, in realtà probabilmente l'usuraia, cioè così, io parlo un esempio così, semplificandolo, uccide l'usuraia perché l'usuraia veniva, che ne so, la madre di tutta la vita l'aveva danneggiato. C'è sempre un rapporto causale. Quando io dico al professore no, dal 27 al 28, secondo me, oppure glielo vorrei dire ma ho paura e non glielo dico, non è perché scopro e scopro la sedia e non mi rendo conto, è perché probabilmente quel professore io vedo o una figura che mi intimorisce oppure invece una figura che io voglio sfidare perché mi ricorda un'altra cosa. Io nella mia esperienza quotidiana vedo in me e in chi mi è vicino molto spesso questo fatto della proiezione, quindi non è vero che noi pensiamo di non sapere perché facciamo una cosa, ma insomma, forse la mia esperienza è molto limitata, però il mio campo di osservazione è limitato, però al 90% è una proiezione, la nostra risposta, il nostro comportamento è una proiezione di altre cose che noi abbiamo, di cui qualche volta distinguiamo e altre volte non distinguiamo la realtà dalla proiezione. Il punto fondamentale qua è, certamente ci sono anche meccanismi di questo tipo, certamente c'è un'infinità di meccanismi di cui noi non siamo a conoscenza in ogni azione libera. Tutto il punto sulla volontarietà dell'azione, sul libero arbitrio della società è questo. Ci sono casi in cui oltre a tutta questa montagna di fattori inconsci che noi non conosceremo mai, che le proiezioni eccetera, c'è anche valore causale di stati coscienti? Sì o no? Se oltre a tutti questi fattori conta anche il fatto che io voglio fare una cosa e la faccio. Questa volontà ha mai potere causale? Ci sono quelli che dicono che non ce l'ha mai, e questi dicono che il libero arbitrio è un'illusione, e quelli che dicono invece che no, certe volte la mia volontà di fare delle cose dà un contributo causale che non è mai sufficiente, ci vogliono tante altre cose. Allora in quel caso il libero arbitrio e la responsabilità esistono, punto. Questa è la discussione. Ma ho consapevolezza del contributo causale. Se hai consapevolezza, quanto più, cioè vuol dire che tu non riesci a controllare quell'impulso, per esempio, perché appunto ti mette paura, Francesco, che ti ricorda il tuo professore,
terribile di filosofia del linguaggio, infatti è lui. Allora, se quelli sono fattori che ti impediscono l'esercizio del libero arbitrio, quindi è un caso diverso naturalmente, perché lì tu sai perché non riesci ad agire, hai consapevolezza ma non riesci ad agire, quindi non c'è un esempio di libero arbitrio. Il problema è, noi tante volte pensiamo di agire liberamente, qualche volta capita che ciò che noi vogliamo fare lo facciamo effettivamente per quella ragione lì o no? Tutto qua il dibattito. Ma io lo faccio perché io so che lo faccio per quella ragione lì. Scusate, mia moglie. L'ho capito, Giulia. Siamo al divorzio in diretta. No, il problema è le attribuzioni, le autoattribuzioni di significato causale possono essere giuste o sbagliate. Se sono giuste, il caso interessante, possono essere tali che tu dici sì, l'ho fatto perché quella cosa mi ha portato a farlo, allora non senti che eri autodeterminata, perché non era la tua volontà. L'hai fatto sapendo perché l'hai fatto, ma è come se l'hai fatto per una forza più forte di te. Se hai riconosciuto il fattore che ti ha portato a farlo, ma tu comunque quella cosa la volevi fare, questo non necessariamente abolisce il libero arbitrio. Tutto qua è il punto. Cioè l'idea che il libero arbitrio vada contro causale, eccetera, non c'entra niente. Lo volevi veramente sposare questa? Questa è stata condizionata. Dalla figura paterna che non ho avuto. È una proiezione, non è un marito, è una proiezione. Aspetta, il popolo. Allora facciamo così, siamo qui 10 minuti di silenzio e se poi dopo una domanda ce l'andiamo. Bene, io non so, vedete.